casa perché si muore, davanti alla fila delle bare. E c'è una cosa interessante, io per piacere e soprattutto per fare un regalo a questa mia cara amica che doveva venire, ma non c'è, e dirige una casa di riposo, che sono stati i luoghi più devastati da questa, insieme all'anestesia, mi dice: io ho gli operatori sanitari che sono tutti in burnout, fai allora una supervisione. Io ho detto: va bene, allora mi connettevo giovedì mattina per 2 ore, ogni mezz'ora vedevo una ossa, un'infermiera, un medico, e io devo dire che uscivo da queste 2 ore che ero un po' traumatizzato, ero confuso, perché li vedevo piangere, li vedevo confusi, li vedevo disorientati, e soprattutto mi dicevano: io, dottore, una cosa così non l'ho mai vista, non l'ho mai vista. I morti venivano disinfettati con la mucchina, quindi chiusi in un sacco nero, impilati nelle stanze da soli, morivano spesso da soli, con la paura che infettassero gli operatori, i parenti non c'erano, quindi tutto il rituale legato alla morte di cui tu hai parlato prima era completamente scomparso, si negava il diritto di avere vicino qualcuno, tu morivi, ti chiudevano in un sacco e ti seppellivano. Questa roba qui doveva finire indubbiamente dentro di noi. E come si traveste? Allora, per essere più incisivo, io ho partecipato ad un seminario di un gruppo di colleghi che si interessano di medicina narrativa, cioè di medicina che dà importanza alla comunicazione. È una cosa molto importante per chi fa psichiatria, perché io uso i farmaci, uso il ricovero, faccio dirsi, ho crisi della libertà del soggetto, però nel mio lavoro la parola è terapia. Io scambio parole con i miei pazienti non li tocco in genere, se non per dare la mano, che adesso non si può, una pacca sulla spalla, però io li tocco con le parole e loro mi toccano con le parole. In questa ricerca fatta all'estretto di Bologna da queste mie colleghe, loro hanno in qualche modo raccolto le considerazioni di alcuni operatori rispetto ai vissuti durante la malattia. Che cosa succede? Allora, durante una situazione post-traumatica, apro un inciso, esistono dei disturbi specifici dal punto di vista psichiatrico che si sviluppano dopo un trauma. Appartengono alla grande categoria del disturbo post-traumatico, la stress. No? Cioè, c'è un fatto, un evento, che colpisce la tua esistenza in modo così potente da scardinare la tua vita, e il recupero comporta che tu sviluppi un disturbo. Dopo stai male, per tutta una serie di questioni. Allora, che cosa dicono questi operatori e questi volontari? Che nel momento del Covid ci sono proprio alcuni pensieri, alcuni affetti, alcuni stati d'animo trasversali a tutti. Siamo tutti uguali, con un'intensità diversa, che è riconducibile alla storia individuale del soggetto. Per cui davanti a un lutto, chi può reagire con un eccitamento maniacale o chi con un atto suicidiario? Però è quell'evento che sconvolge la tua mente. Allora, leggiamo queste parole. La prima condizione, allora, lo stato mentale post-traumatico, Bion lo definisce cambiamento catastrofico. Un bombardamento. Nel cambiamento catastrofico la mente, perdendo le coordinate, vive una condizione che per alcuni è assimilabile a uno stato di perplessità. I tedeschi la chiamavano la Verstimmung, cioè che compare nelle persone che diventano psicotiche, che delirano, e che cosa fanno? Escono di casa e non riconoscono più le cose. Perdono di familiarità gli oggetti, le relazioni, le persone. I film raccontano questo, nei film sul day after, dopo i grandi bombardamenti nucleari, dove tutto raso al suolo. Noi dobbiamo immaginare che la mente è in quella condizione. E che cosa ci dicono?
Quasi ogni notte sognavo di annegare in acque scure e maleodoranti. Sentivo le voci di mio marito e di mia figlia, ma non riuscivo a nuotare. Ero bloccata, mi dimenavo con tutta la forza, ma non ce la facevo. Credo che non ci sia nulla da spiegare, sono sogni d'angoscia. Sono sogni dove non hai la possibilità di superare una situazione che è eccessiva rispetto alle tue capacità. Questo è molto interessante perché questo l'ho provato anch'io. La mancanza dei rumori usuali, se voi siete usciti il giorno stesso di lockdown, io abito in una scalella a Bologna, c'è un casino pazzesco, non c'era nessuno, un silenzio assoluto, mi sembrava di essere sulla luna e ero sulla terra. La mancanza dei rumori usuali, il rumore delle macchine e dei motorini, l'assenza del suono delle campane, dei passi, della gente per strada mi ha affogato. L'idea dell'affogamento, di affogare, è proprio la sensazione orribile di qualche cosa che ti sovrasta e che tu non sei in grado di affrontare. Altre parole. Sento continuamente che potrebbe succedere qualche cosa di grave. Devo distogliere il pensiero da questa sensazione. Il corpo continua comunque a ricordarmi. Può succedere qualcosa di grave, altro pensiero. Nella mente post-traumatica tu hai uno stato d'animo che pensi che comunque qualche cosa di grave ulteriormente succederà. Non sai che cos'è, ma prima o poi pensi che arrivi. È una cosa difficilissima da tollerare questa, dal punto di vista mentale. Altri due momenti. Allora, la mancanza di suoni si era trasformata in un cupo silenzio interiore. Aspettiamo un nuovo decreto, aspettiamo nuovi numeri, nuove notizie e nel frattempo cerchiamo di fare una vita normale. Quello che succede è che io ho sperimentato in prima persona, io lavoravo tutto il giorno con le stesse caratteristiche che mi appartengono, dandomi molto da fare, eccetera. Non pensavo mentre lavoravo al Covid. Tornavo a casa, facevo la doccia ed era un rituale che io vivevo come se mi volessi purificare da qualche cosa di maligno che mi aveva attaccato. Poi guardavo la televisione, quando si faceva altro, si faceva la spesa, si lavorava, si guardava la televisione, si mangiava, sono diventati anche tutti grassi, tra l'altro. E poi man mano che guardavo la televisione col bollettino cominciavo, e se l'ho preso? E se lo attacco alla persona che mi avvicina? E se lo attacco a mia madre? Quindi un'altra possibilità che ha la mente post-traumatica è separare il trauma, scenderlo, far finta di niente, andare avanti, ma questo tentativo che in psichiatria si chiama negazione, dissociazione, dislocazione non regge più di tanto, perché alla fine il confronto con ciò che ti disturba arriva ed è sempre un confronto traumatico. Più lo neghi, più arriva sotto mentite spoglie in modo amplificato. Allora, questo, cose che vi ho detto, sono le prime parole che danno voce alla mente umana in una condizione post-traumatica. Mancano altri sentimenti, devo dire che la televisione, i politici hanno molto contribuito a questi sentimenti e anche alcuni atteggiamenti, forse dei sanitari, che si sono trovati tra l'incudine e il martello. I sentimenti sono la rabbia, la rivendicatività, la colpa e la vergogna. La colpa perché era inevitabile, io quando andavo a trovare mia madre mi chiamava la mascherina, il giorno dopo mia madre aveva la febbre e io ho attaccato il Covid. È la prima volta che succede che l'operatore sanitario può essere a sua volta non solo infettato, ma essere lui l'agente di infezione a casa. Io mi porto i miei problemi a casa, ma sono problemi, non li attacco. Il Covid lo attacco. Esempi di rabbia, rivendicatività, colpa e vergogna.
Io sono arrabbiato, perché non esiste solo il Covid, anche le altre malattie devono essere curate, vero? Che io non debba più vedere quello che ho visto in questi 3 mesi mentre lavoravo in anestesia, senza mascherina. Oppure, pensavo a quando nella seconda... Ah, questo è un altro, ve lo dico dopo. Me l'avevano confermata e poi l'hanno annullata. Io sono molto impaurita per la mia malattia e mi sono sentita beffata, poco considerata, e contesto il modo in cui sono stata avvisata con SMS dall'OSL. Sono successe delle robe pazzesche. Da questo punto di vista non si poteva fare diversamente, ma chi è colpito dal trauma e ha bisogno, nel momento in cui si sente allontanato, agisce con rabbia e vendicatività. Questo è un altro effetto della mente post-traumatica. Oppure, abbiamo sprecato denaro per cartelli su dove non deve parcheggiare le nostre auto, spreco di vernice per segnare parcheggi, e abbiamo risparmiato nel non avere scorte di materiale per il PIL. Una vergogna! L'attribuzione della colpa. E poi, c'è un'altra metafora molto interessante, che è quella della guerra. Pensavo a quando nella seconda guerra mondiale i soldati furono mandati a combattere in Russia con gli stivali di cartone. Noi eravamo nella stessa situazione, provavo enorme tristezza e colpa nel vedere i nostri infermieri del PS afferrare il triage con doppia mascherina chirurgica. L'infermiera dice: torno stanca dal lavoro, se trasmetto il Covid a mia madre anziana ne morirà e la colpa sarà mia. Vedete? Allora, questo caleidoscopio di affetti e di pensieri è effetto di qualche cosa di potente che entra potentemente nelle nostre vite e le discrimina. Questa è la fase iniziale del Covid post-traumatica, che ha comportato una serie di quei comportamamenti che in parte tu sollevavi e che sono il frutto di una mente in una condizione veramente di grande disagio, di grande cambiamento catastrofico, che prova ad affrontare le cose e a difendersi. Voi dovete ricordarvi che noi non stiamo nella coscia. Quando un paziente o un essere umano fa un'azione anche distruttiva, molto spesso questa azione è un'azione parlante, perché parla di uno stato d'animo che aveva prima di questa azione. C'è qualcosa prima. La mente nell'angoscia non sta, deve difendersi. Quindi paura, rabbia, angoscia, impotenza, incapacità di vedere delle cose che hai davanti, la familiarità delle cose, ma anche negazione, difesa, colpa e vergogna. Cioè, voi capite che mondo interno noi abbiamo avuto in qualche modo l'onere di sopportare tutto questo. È chiaro che se la personalità di ognuno di noi è già di per sé provata, ha già avuto dei lutti, ha già avuto delle angosce, è già fragile, questo è una bomba atomica. Per cui è chiaro che il Covid, anche se induce in tutti questi stati mentali, non tutti si ammalano, non tutti in qualche modo attivano delle difese così potenti come la negazione, la dissociazione, il delirio ipocondriaco, la paranoia, queste cose. Ma sicuramente questi pensieri, questi danni ci sono. Perché alcuni si ammalano? Perché alcuni sviluppano dei disturbi veramente definiti dal punto di vista psichiatrico? Perché la loro storia personale, no, funziona come in qualche modo benzina davanti a una miccia rappresentata dal Covid. Le ricerche lo dicono. Una famosa ricerca fatta su un grande trauma che l'umanità ha avuto nel 2011 con il crollo delle Twin Towers, gli americani sono molto bravi a fare le ricerche, quindi gli italiani, hanno visto che non tutte le persone sopravvissute avevano sviluppato dei disturbi.
gruppi psichiatrici, disturbo post-traumatico di stress, reazione alla sostanza depressiva, ipocondriaca, no, ma questi disturbi psichiatrici insorgevano in soggetti con una storia per cui il trauma andava ad alimentare o in qualche modo ad amplificare o condizionare qualcosa che uno aveva già dentro. Per cui la combinazione tra mondo interno, storia personale, storia familiare, il trauma esterno può essere deflagrante. Lo è di per sé, ma lo diventa di più per situazioni e soggetti che vivono già in una condizione di fragilità. Questo riguarda il soggetto singolo, la coppia e la famiglia. Quanti litigi, quante separazioni, quanti femminicidi, quanti atti violenti. No? Uscire di casa, avere altre relazioni. È una grande prova di resistenza per una coppia o per una famiglia stare chiusi, lì, tutti, senza poter andare fuori a fare un aperitivo con gli amici. È una grande prova. Se le coppie superano il Covid, vuol dire, secondo me, che qualcosa di buono hanno costruito. Allora, questa è la prima fase del Covid. Poi, oltre a questo, c'è una seconda fase, rappresentata dal fatto che inaspettatamente, dopo una grande ricerca, si è arrivato a questo vaccino. Allora, che cosa è successo? Innanzitutto anche qui, la Babele, e qui non parliamo della Babele delle zone, dei colori delle regioni. E tutta questa Babele, tant'è che noi molti giornalisti l'hanno chiamata endemia, cioè l'eccesso di informazioni che invece di darti chiarezza ti confondono. Perché se due virologi litigano in televisione, io che non sono un virologo dico: ma cosa devo fare? Com'è? Cosa fa questo virus? Se i virologi non sono d'accordo se il vaccino dell'AstraZeneca o della Pfizer funziona sugli anticorpi, il tampone, io